Benvenuti e ben ritrovati con questa edizione di 100 Notizie e Brindisi, telegiornale che apriamo purtroppo con un altro incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Mesagne. Un uomo con dei colleghi era al lavoro per alcuni lavori su un solaio di un'abitazione quando pare sia crollata la pensilina dove si trovava. Per lui non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto attorno alle 12 in via Maiella. Sul posto i vigili del fuoco di Brindisi, gli agenti del commissariato di Mesagne e il personale dello Spesal. Dunque purtroppo dobbiamo registrare ancora un'altra morte sul lavoro. Cambiamo argomento e parliamo di quanto avvenuto questa mattina, perché la Polizia di Stato ha festeggiato il suo patrono San Michele Arcangelo con la celebrazione di una santa messa e poi con una donazione straordinaria di sangue organizzata con le associazioni del territorio ma anche con l'ASL di Brindisi. La questura di Brindisi celebra San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. Sua Eccellenza Monsignor Domenico Caliandro ha officiato una santa messa nella cattedrale in Piazza Duomo. Presenti autorità civili e militari, oltre che rappresentanti delle diverse realtà istituzionali e delle associazioni, comprese le maggiori società sportive della provincia. Per l'occasione, il questore di Brindisi, Ferdinando Rossi, in collaborazione con il direttore generale dell'ASL, Giuseppe Pasqualone, ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue grazie alla presenza di due autoemoteche, numerose le adesioni da parte dei diversi enti e associazioni. Il questore ha ribadito l'importanza di un gesto di grande generosità nei confronti di chi ne ha bisogno come segno di tangibile vicinanza della Polizia di Stato. Ma oggi celebriamo San Michele Arcangelo, il messaggio che vogliamo lanciare non solo come Polizia di Stato ma tutte le componenti istituzionali che sono qui è il messaggio di grande solidarietà. Oggi abbiamo abbinato questa celebrazione con una donazione straordinaria di sangue e devo dire che ho raccolto in pochissimo tempo un centinaio di adesioni, la cosa mi rallegra molto, c'è stata la risposta di tutti gli enti istituzionali, anche dei privati cittadini, mi auguro che anzi vengano numerosi, ci sono due autoemoteche a disposizione fino alle 14 qui sulla piazza, sono qui da stamattina alle 8, mi auguro che, ripeto, che la cittadinanza colga questo invito di solidarietà e ci faccia veramente dono di una cosa importantissima che è il sangue per l'ospedale che ha veramente grande bisogno in questo momento di donazione. Il sindaco Riccardo Rossi ha evidenziato il lavoro delle forze dell'ordine soprattutto durante le fasi acute della pandemia. Questi ultimi due anni hanno assolto ad impegni non solo ordinari in maniera molto efficace ma anche straordinari, no? E il controllo, l'aiuto a tutti i cittadini nella fase Covid, quindi un grandissimo impegno, fatto anche con cuore, con passione e con generosità e quindi si coglie bene anche questa iniziativa, no? In collaborazione con l'ASL, con l'AVIS per la raccolta sangue. E le forze dell'ordine sono sempre vicine alla città. E di questo mi fa molto piacere, io ringrazio il questore Rossi proprio per questa sua anche carica di umanità che traspare dalle iniziative appunto cittadine. Albano Carrisi ha sottolineato come la solidarietà sia parte integrante della collettività. Dare parte di se stessi a coloro che non ne hanno è una grande gioia e ti fa apprezzare il fatto che siamo chiamati umanità e bisogna vivere di umanità nell'umanità. Anche perché veniamo da un periodo complicato e l'umanità è fondamentale per ripartire ma anche per far vedere i valori veri. Praticamente l'umanità non dovrebbe mai andare in vacanza, mai andare in ferie. L'umanità deve essere attiva sempre, cosa che io faccio e mi piace farla, è una grande gioia insomma. I numeri del bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione Puglia, oggi 29 settembre, sono 152 nuovi casi positivi su 14.230 test giornalieri. Una persona purtroppo ha perso la vita. Per quanto riguarda la distribuzione per provincia, 77 nuovi casi a Bari, 26 in provincia di Foggia, 6 nella BAT, 40 in provincia di Lecce, 3 in quella di Brindisi, 7 in provincia di Taranto. 6 casi
che non erano stati definiti, sono stati riclassificati e attribuiti alle relative province, mentre è stato anche riclassificato un caso fuori regione. Per quanto riguarda invece gli altri dati, 2643 sono le persone attualmente positive, 147 le persone ricoverate in area non critica e 16 le persone in terapia intensiva, numero che fortunatamente si abbassa e dunque dimostra che la pressione ospedaliera non è alta e quindi ci fa stare tutti un po' più tranquilli. Adesso parliamo sempre dell'emergenza Covid-19, ma legata ai positivi, ai tamponi della provincia di Brindisi, con il report aggiornato al 26 settembre effettuato dall'ASL di Brindisi. Aggiornamento settimanale dei dati sull'emergenza Covid-19 nell'ultimo report a cura dell'unità operativa di epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL. Alla data del 26 ottobre 2021 risultano positivi 148 soggetti, di cui 71 uomini e 77 donne con età media di 42 anni. I positivi sono così suddivisi per fasce di età: 27 nella fascia 0-18 anni, 90 tra i 19 e i 64 anni, 22 tra i 65 e i 79, 9 negli 80 e oltre. Per quanto riguarda la distribuzione per comune, i positivi sono 35 a Francavilla Fontana, 21 a Celline e Sapica, 17 a Fasano, 12 a Oria, 11 a Brindisi, 8 a Ostuni, 7 a Torre Santa Susanna, 6 a Mesagne, 5 a Erchie e Latiano, 3 a Cisternino, Sandonaci e San Michele Salentino, così come a Villa Castelli, 2 a Carovigno, San Pietro Vernotico e Tor Chiarolo, 1 a Cellino San Marco, San Pancrazio Salentino e San Vito de Normanni. I comuni della provincia di Brindisi con i maggiori valori di incidenza cumulativa sono nell'ordine Brindisi, Francavilla Fontana, Torre Santa Susanna e Oria. Nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2020 e il 26 settembre 2021 sono stati sottoposti a tampone molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2 in totale 129.449 residenti nella provincia di Brindisi. Si osserva un trend in diminuzione dei casi. I positivi comprendono 10.911 donne, pari al 51,5%, e 10.283 uomini, pari al 48,5%, e l'età media è pari a 44 anni. Si osserva nelle ultime settimane un aumento dell'età media dei casi. Il tasso di letalità è pari all'1,8%, all'aumentare dell'età si osserva un incremento di tale tasso, mentre nella fascia 0-29 anni non si registrano decessi. Nel centro storico del comune capoluogo è stato inaugurato il nuovo circolo cittadino del Partito Democratico. Eccoci. Grazie. Il Partito Democratico ha inaugurato il nuovo circolo di Brindisi in via 20 settembre nel centro storico. Il segretario cittadino Francesco Cannalire spiega l'importanza non solo simbolica della presenza fisica di una nuova sede per il PD. Purtroppo il circolo di Brindisi per troppo tempo è rimasto senza una sede. Problemi purtroppo che abbiamo dovuto risolvere rimanenti dal passato, da una gestione diciamo non lineare, e finalmente abbiamo una nuova sede. E grazie al contributo degli assessori, dei consiglieri comunali e di tutti gli iscritti, e credo che potrà partire un nuovo percorso, perché può sembrare strano, ma un luogo fisico è determinante per un partito, dove ci si può condividere aspettative, progetti, idee, e il confronto deve essere sempre importante. Il congresso si terrà per volontà del nazionale, si terrà sia quello cittadino, quello provinciale e quello regionale. Ci sono state delle regole sancite dalla direzione regionale che prevede che gli unici ad avere diritto a partecipare attivamente, quindi votando al congresso, sono i tesserati del 2020 che rinnovano la tessera nel 2021. Noi contiamo circa 70 tesserati nel 2020. Credo che sia un'occasione più unica che rara, non tanto perché i numeri effettivamente sono stretti, potevamo fare di più sicuramente, ma perché si evita di inquinare i congressi, come è stato finora a Brindisi, sulla guerra delle tessere. Oggi viene inaugurata una sede cittadina che mancava da diverso tempo a Brindisi. L'importanza di essere radicati così nel territorio? È merito del segretario cittadino Francesco Cannadile, che è una persona straordinariamente fattiva. Aveva promesso che avrebbe riaperto la sede del Partito Democratico. Non è solo un luogo fisico, ma è il presidio di democrazia che c'è bisogno in una grande città come Brindisi, che ha lo sguardo proiettato verso il futuro e su cui tutta la Regione Puglia sta facendo un grosso investimento.
E subito dopo l'inaugurazione del nuovo circolo del Partito Democratico, l'ex ministro Francesco Boccia ha avuto modo di incontrare i candidati sindaco della provincia di Brindisi. Con loro ha parlato del ruolo degli enti locali nel nuovo PNRR. L'onorevole Francesco Boccia, già ministro per gli affari regionali e le autonomie, responsabile autonomie territoriali ed enti locali della segreteria nazionale del Partito Democratico, ha incontrato i candidati sindaco di centrosinistra della provincia di Brindisi per condividere le prospettive e definire il ruolo degli enti locali per la sfida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. No, è fondamentale. Intanto sulle scuole, sui 40.000 plessi scolastici, noi come Partito Democratico chiediamo che siano i sindaci ad occuparsi, i sindaci e i presidenti di provincia, perché le scuole, come sapete, sono di competenza dei comuni e delle province e non tolleriamo, non sarà ammissibile la cultura del bando pubblico per i comuni. I comuni non devono essere messi in gara. Siccome le risorse dovranno essere garantite per tutti i plessi scolastici, i sindaci diranno cosa gli serve e le risorse dovranno arrivare. Questo vale sicuramente per la scuola pubblica, che dovrà essere messa in sicurezza, digitalizzata, essere in linea con l'idea di transizione ecologica che abbiamo, però varrà anche per i grandi progetti di investimento. Ovviamente i grandi progetti dovranno essere coordinati e raccordati dallo Stato, ma i sindaci dovranno essere in prima linea. Sulla sanità la responsabilità è delle regioni e ci auguriamo che il governo presto metta i presidenti delle regioni nella condizione di intervenire e di rafforzare tutto quel sistema di prevenzione territoriale che, devo dire, al sud più che al nord avevamo mantenuto in vita nonostante i tagli. Quello che oggi è cambiato è che finalmente due diritti universali come scuola e salute non sono più compressi da vincoli di bilancio. Finalmente l'hanno capito anche in Europa, l'hanno capito grazie al lavoro che il PD e la sinistra hanno fatto, ora si tratta di essere conseguenti. La cronaca: a Brindisi, i carabinieri di Ceglie Messapica hanno arrestato per evasione un quarantenne di Ceglie Messapica, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L'uomo, autorizzato a uscire dalla propria abitazione per recarsi a Brindisi presso il tribunale per un'udienza, lungo il tragitto ha effettuato 3 soste intermedie non autorizzate presso altrettanti esercizi pubblici di Ceglie Messapica, e ancora al termine dell'udienza, invece di fare rientro a casa, si è recato presso l'area portuale di Brindisi per una passeggiata. Qui è stato arrestato dai militari impegnati nel servizio di monitoraggio. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, il quarantenne è stato condotto presso il carcere di Brindisi. Parliamo adesso di Music, la manifestazione organizzata dal comune di Brindisi, Music Musica Vista Mare, il sottotitolo della manifestazione. Parliamo di un grande successo perché sono sold out i 3 concerti previsti, ossia quello di Daniele Silvestri, Max Gazzè e Carmen Consoli. Un grande successo per la prima edizione di Music Musica Vista Mare, che nel primo fine settimana di ottobre porterà a Brindisi, nella splendida cornice del suo porto, 3 punti cardinali del paesaggio pop italiano: Daniele Silvestri, Max Gazzè e Carmen Consoli. I posti disponibili sono terminati in soli 6 giorni, confermando l'obiettivo di promozione e di destagionalizzazione turistica per la città dell'iniziativa promossa dal Comune di Brindisi, con il sostegno della Regione Puglia e in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese Aret Puglia Promozione, con l'autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale. I 3 concerti hanno riacceso l'interesse del grande pubblico, dai social alla stampa fino ai canali di vendita, per un evento che investe sia la musica sia il luogo, una struttura che da vecchio deposito industriale diventa riserva di cultura e di spettacolo. Grazie alla collaborazione dell'autorità di sistema portuale, il capannone ex Monte Catini sarà lo scenario di un approdo musicale che restituisce spazio e respiro alla comunità, un pezzo in più sulla strada del progetto di destinazione che l'assessorato al turismo persegue da qualche mese, affidandosi anche ad eventi che mettano Brindisi nei crocevia e sui diari di visita e di viaggio, fino alla promozione su canali rilevanti a livello nazionale e internazionale. Tra le novità della prima edizione di Music, Musica Vista Mare, la scelta di Carmen Consoli di lanciare proprio a Brindisi il progetto inedito di Come Dannate Ingenue, con la speciale partecipazione di Marina Rea alla batteria per una serata tutta al femminile. Direi obiettivo raggiunto, ha detto l'assessore al turismo in Mataveri. Brindisi sta ottenendo una grande visibilità. Siamo nel circuito dei grandi eventi nel quale vogliamo ritagliarci un ruolo sempre più importante, e la scelta di Carmen Consoli di presentare a Brindisi il suo nuovo progetto ci conferma che i nostri sforzi in comunicazione e promozione stanno ottenendo risultati sperati.
Lo sport, il calcio, ieri puntata speciale di 100 Sport Magazine. Abbiamo analizzato con l'intervento del direttore generale del Brindisi, Vincenzo Visone, il momento della squadra biancazzurra. Sentiamo. Il direttore generale del Brindisi, intervenuto a 100 Sport Magazine, risponde alle critiche piovute addosso alla squadra e ribadisce la forza del gruppo costruito in estate. La squadra, partendo dalle partite ufficiali, Matino, Francavilla, Bidondo, è un crescendo di prestazioni. Questo è dovuto anche dal fatto che noi abbiamo avuto la possibilità di stare insieme molto tardi, amalgamare la squadra molto tardi. E nonostante questo abbiamo anche numerose defezioni, vuoi falsetta, vuoi napoletano, vuoi siciliano che appena stamattina è stato operato ai legamenti. Quindi tutte queste piccole inconvenienti non ci permettono di amalgamare molto bene la squadra. Ma io sono molto, ma molto soddisfatto di quello che stiamo facendo e di come lo stiamo facendo. E sono sicuro che i punti arriveranno a breve. La disattenzione che è avvenuta poi su pallina ferma, su un calcio d'angolo, è avvenuta non perché l'esperienza faccia la differenza. In campo non va sicuramente la carta d'identità, in campo vanno le qualità tecniche. Vignes, che era sul primo palo, aveva chiesto il cambio, aveva un risentimento all'adduttore. Il mister stava provvedendo a far preparare il sostituto, in quel momento c'è stato il calcio d'angolo, lui non è riuscito a rinviare la palla, per questo piccolo problema ne aveva all'adduttore. Vincenzo Visone evidenzia l'importanza di essere anche sporchi in mezzo al campo quando si ha la necessità di portare a casa dei punti importanti. Io ho avuto modo di dire all'allenatore loro, di Luca, che mi sarei aspettato di fare un secondo tempo prima di giocare a calcio. No a calcioni. Il Bidondo è venuto a Brindisi a non giocare a calcio. Stavano sempre a terra, era un continuo, non si è proprio letteralmente giocato più. La palla come arrivava ai limiti dell'area loro, il calcio più vicino era 80 metri. Però se i giornalisti presenti, i tifosi presenti allo stadio sono contenti di vedere questo calcio, significa che ci adegueremo pure noi. Che dobbiamo fare? Ed è tutto per questa edizione del telegiornale, la parte tecnica è stata curata da Alessandro Colavito, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi.